Amici di 8 Video Calabria, benvenuti. Oggi vedrete, davvero gusterete uno spettacolo davvero straordinario. Siamo a Seminara, in provincia di Reggio Calabria, per un corteo storico. Chi ce ne parlerà è l'assessore Gioffrè alla cultura della provincia di Reggio Calabria. Siamo giunti alla 12ª manifestazione edizione di questo straordinario evento. Che cos'è? È un evento che ricorda un fatto realmente accaduto a Seminara nel 1535, quando l'imperatore Carlo V entrò in questa città, che era la più importante, ricca e potente della Calabria ultraprima allora. L'imperatore entrò il 3 novembre, stette un giorno e il giorno dopo andò via. Noi dal 1995, per ricordare allora la battaglia della Figurella che si combatté a Seminara e che determinò la cacciata dei francesi dall'Italia meridionale, abbiamo ricostruito fedelmente di come portavano le cronache dell'epoca questo corteo per dare respiro al territorio, per lanciarlo, per valorizzare le bellezze, diciamo, architettoniche, turistiche, ma soprattutto i beni culturali che questo paese possiede, ma soprattutto la Madonna Nera di Seminara, che è una statua bizantina appena restaurata e che ci ha regalato la gioia di vedere il vero volto di questa straordinaria icona, che è del 1150. Quali sono alcuni figuranti che vedremo sfilare in questo corteo? La ricostruzione di come allora venne descritta realmente l'evento. Carlo V, la sua corte, la sua magnifica corte, che era soprattutto una corte fatta da personaggi famosi del tempo, da nobili, ma soprattutto da spettacolari meccanismi, carri, religiosi, carri che lui voleva, aveva questa caratteristica, Carlo V, di meravigliare la gente dove andava, facendo comparire e facendosi precedere da magnifiche ricostruzioni di temi mitologici oppure legate alla potenza del suo regno. Quindi noi l'abbiamo ricostruito con queste spettacolari macchine che adesso vedrete. Assessore, un modo chiaramente per promuovere il territorio questo? Sicuramente, Seminara ne ha bisogno, Seminara è la provincia di Reggio Calabria, perché noi siamo possessori, abbiamo disteso il nostro territorio, beni culturali di immenso valore storico che rappresenta tutte le epoche storiche, e quindi questo è il 500, in altri casi valorizzeremo e valorizzeremo altri aspetti del nostro periodo, dal periodo greco al periodo aragonese. Noi la ringraziamo e sa cosa facciamo, assessore? Ci gustiamo insieme agli amici telespettatori di 8 Video Calabria questo straordinario corteo e cerchiamo di rubare un po' anche di sentimento e di emozione dei vari manifestanti. Prego, grazie assessore, buon lavoro! Iniziamo nel parlare con alcuni dei protagonisti di questo corteo. Chi rappresentate? Castiglio Fiorentino del rione di Porta Romana. Stiamo parlando di personaggi di un certo spessore. Lei, mi scusi? Sempre del rione di Porta Romana. Buon corteo. Intanto vedete davvero sfilare questo straordinario corteo con tantissimi figuranti che proprio ricordano l'avvenimento storico, come ci diceva l'assessore, dell'entrata di Carlo V proprio qui a Seminara. Vedete davvero tantissimi figuranti e noi oggi cercheremo di scoprire chi sono i vari personaggi. Ad esempio, vedo un'altra coppia, ad esempio lei chi impersonifica? È una dama. Lei è una dama. Cerchiamo di scoprirne qualcosa in più, ad esempio questa bella ragazza, che cosa raffigura? Simboleggio tutto il corteo storico e sono una dama. Quanto impegno ci è voluto? Allora, un'ora per il vestito, per aggiustare. Ma prima di questo corteo vi siete preparati? In questi giorni avete fatto delle prove? Già, sì, ci siamo riuniti all'hotel Stella Maris per vestiti ed è stato un onore. È il primo anno che partecipi? Sì, sì. Quindi emozionante? Molto. Tu sei una dama come tante altre o sei una dama particolare? Perché ti vedo che tu stai aprendo un altro corteo. Sono una dama particolare perché simboleggio tutto il corteo, infatti sono l'inizio del corteo io. Quindi lei è la dama, diciamo, principale che apre il corteo. E quindi dama, prego. Continuiamo
intrufolarci nel corteo storico e vedo un'altra figura fondamentale di questo corteo, perché chi rappresenta lei? Io rappresento il simbolo del sogno. Ci spieghi? Beh, si usa l'apertura di ogni corteo a rievocare appunto questa entrata a ingresso storico. E quindi lei è proprio l'ingresso del sogno, quindi in tutta la sua bellezza. Lei è l'ingresso del sogno, ma è una dama, qual è il personaggio? Sono un'allegoria. Ah, quindi un'allegoria. Mi ridice com'era l'allegoria del? Del sogno. Quante persone vogliono sognare? Ma spero tante. Ma un po' in questo modo lei ha realizzato un piccolo sogno, partecipare a questo corteo così importante? Beh sì, sì, perché aiutare il proprio paese in questi momenti è sicuramente importante. Anche perché è tutto volontario, del tutto a puro divertimento. Sì, sì, sì. Faccia sognare tutti gli amici di 8 Video Calabria, prego. Ci troviamo adesso in mezzo a delle bambine piccole, ad esempio, tu sei in mezzo a tutte queste altre dame piccoline, che cosa rappresenti? Niente. Una dama piccola di compagnia? Ma lei è piccolissima, ma è il primo anno che partecipi? Sì. Non hai partecipato altri anni? No. Ti sta piacendo? Sì. Ti stai divertendo? Che poi l'importante è questo, perché manifestazioni del genere, chiaramente, guardate quanto sono belle, servono anche a far divertire i più giovani. Ad esempio, per te è il primo anno che partecipi? Il secondo. È il secondo, quindi tu hai un po' di esperienza in più. Sì. Allora, tu mi sai dire che cosa rappresenti? Rappresentiamo le danzatrici. Quindi voi siete il gruppo delle danzatrici, in ogni corteo c'era bisogno di questo gruppo delle danzatrici, ma a voi piace danzare, piace ballare? Così così. Così così, oggi sicuramente sì, quindi gruppo delle danzatrici, prego, seguite il corteo. Sono ancora al centro del corteo, come state vedendo continua a sfilare, davvero stiamo vedendo tantissime figure, adesso mi trovo in mezzo ad alcune dame, proviamo a chiedere che cosa raffigurano, ad esempio che cosa raffigurate? Siamo delle dame. Quindi anche voi delle dame di compagnia, però io vedo che c'è praticamente un susseguirsi di dame diverse, in questo caso dame in qualche occasione particolare o dame di compagnia e basta? Dame di compagnia? Sì. È il primo anno che partecipi? Sì. E allora buona sfilata. Nel vivo della manifestazione, perché siamo per conoscere l'imperatrice, l'imperatore, le dame speciali, le sorelle dell'imperatrice, loro sono le tre dame speciali, importante come insomma raffigurazione. Sì, siamo le tre dame di compagnia dell'imperatrice. Ma questa imperatrice era una rompiscatole oppure no, secondo voi? No, no. Era una bravissima imperatrice, era un po' capricciosa. Un po' forse sì. Un po' forse sì. E voi la viziavate un pochino come dame di compagnia? Certo. È la prima volta che partecipi? No, è la terza. Di anno in anno ti sei trovata sempre meglio? L'hai fatto con uno spirito diverso? Insomma, cosa ti aspetti ogni anno? Perché? Cos'è che ti spinge a partecipare al corteo? È la storia, insomma è bello partecipare perché è la rievocazione dell'entrata di Carlo V, quindi è una cosa importante. Negli altri anni hai sempre raffigurato una dama di compagnia speciale o hai vestito altri panni? È dama di corte. Sempre una dama, e quindi facciamo sfilare le dame speciali perché adesso andiamo a incontrare le sorelle dell'imperatrice e poi guardatela in tutta la sua bellezza, proprio lei l'imperatrice. Da Milano. Quindi voi siete turisti, ma siete qui perché venite a fare le ferie? Sì, i nostri genitori sono originari di questo paese.
È il primo anno che vieni qui in Calabria? No, tutti gli anni. Quindi oramai conosci benissimo. Memoria, sì, sì. Te ne sai quasi quasi più tu che io. Meno. Quando vieni qui, ad esempio, hai trovato delle differenze rispetto agli altri anni per questo corteo? Qualcosa che ti ha incuriosito o più o meno la stessa cosa? No, più o meno. Però quest'anno è più bello del solito. Comunque è un avvenimento che si aspetta anche per voi che venite qui, è una cosa sicuramente carina, un ricordo che vi portate volentieri a Milano, in questa metropoli così veloce, dedita al lavoro, queste particolarità della nostra bella terra. È vero, sì sì. Grazie, voi da dove arrivate? È lo stesso posto, stesso posto. Quindi anche lei da Milano, giovanissima, però comunque è bello vedere avvenimenti del genere. Sì, sì, certo. Milano, mica io non immagino a Milano che vedete, insomma, un racconto simile di un avvenimento storico. No, raro, io non l'ho mai visto a Milano, sinceramente. Ecco, buon divertimento.